La vita è un dipinto e ogni viaggio aggiunge un nuovo colore. Visti i protagonisti di questa storia, mi sa che oggi tocca al marrone. Bentornati al Tour de France. Nei precedenti episodi avete già conosciuto i protagonisti di questa storia: Bob Liuso, bifolco professionista, Danny Mello, nulla fasciante a tempo pieno, e un potentissimo ape calessino che li porterà ad attraversare la Francia da nord a sud. Sono partiti da Lille 4 giorni fa e l'ultima volta li abbiamo lasciati a Troyes a parlare di salsicce medievali. Ma è inutile rivangare un passato di cui non ci frega nulla. Cominciamo con il quarto deludente episodio. Inizia questo terzo giorno di viaggio, che poi in verità è il quarto. Eh sì. Terzo su ruote, quarto in totale. Va bene, andiamo. Carichiamo l'ape, come vedete posteggiata qui. Boom! Boom! E si parte. Qu'est-ce que... Ça, c'è très sec. Très sec. Es quello secco, non morbido. E questo è... Moyen, demi, c'est très bon comme ça. Très bon? Ouais. Non lo so. Ah! Oh. L'assaggio. Buono. Buono. Un fromage de... De vache. Problème de communication. C'est pas facile. Cervo. Capra. Capra. In vacanza. Merci beaucoup. Ciao. Ma questo rimangia, boh. Sicuro. Pipistrello, questo. Mamma mia, sembra pazzo. Mazza, davvero buono. Mamma mia. Aziendina, la fa lui. Formaggio, chèvre e vacca. Come vedete siamo in un centro urbano, però lascerei la parola a Danny Mello, visto il nostro recente acquisto che ancora non è stato consumato. Esatto, allora ci siamo fermati in una fattoria sulla strada per Dijon, ver on the road, e abbiamo voluto comprare un formaggio di capra e uno di vacca. Eccolo. Queste qui le vache e queste le chavre, come dicevo. Ora, un vegano mi direbbe: perché voi state consumando il prodotto dello sfruttamento di un animale, bla bla bla. No, non sembrano sfruttati. Queste se la passano meglio di me e te. Stanno lì con l'acqua, che mangiano quello che gli dà la terra. C'hanno un posto sconfinato per muoversi, ma state qua. Io non penso di star consumando il prodotto dello sfruttamento animale. Stiamo consumando il vostro prodotto. Allora fammi dire un'ultima cosa leggera così. Il punto è questo: che i vegani pure dicono una cosa giusta, cioè è brutto lo sfruttamento degli animali, e quindi sarebbe bello invitare a un consumo responsabile del cibo. Finché il vegano si mangia, esatto, il galbanino. Ma che cazzo ti vuoi? Sì. Cioè, noi avete visto che abbiamo preso i fromage. Abbiamo preso da un fattore che se ne fa, il galbanino se ne fa possibile. Se ne fa possibile. Chavre. E un'altra cosa, e se quando mangiamo la carne, è ovvio che ci sia stata un'uccisione. L'importante è che quello che io mangio sia stato rispettato in vita. Ci tengo. Questa è un'osservazione. Dati di fatto. Che la strada. Il viaggio on the road continua. Continua. E ci carichiamo una vacca? Una sola, però. Caro Danny, siamo giunti in un luogo importante sulla strada. Molto per importante. Dijon, dove nasce uno dei fiumi più lunghi d'Europa? Non lo so. Vabbè, vedrete. Però famosi sicuramente. Sicuramente famosi. Che porta lo stesso nome di un pilota di Formula 1, sì. Bonanima. Infatti si chiamò così dopo che... Dopo l'incidente cambiarono nome del fiume in Senna, appunto. No? Questa è storia. La sorgente della Senna. Ora, io non vedo acqua. Io vedo un parchetto, stiamo camminando in mezzo a sti cazzo di moscerini, e abbiamo i nostri fromage. C'è le fromage, fai vedere il fromage. Senza pane, purtroppo. Fai vedere il fromage, il pane è un optional. Potremmo rubarlo a quella coppietta lì, però anche no. E andiamo a vedere
la sorgente, le source della Senna. Esatto, esatto, una cosa particolare. Sì, una cosa che non si vede tutti i giorni. No, 500 metri Dijon. D'altezza e poi andiamo a Dijon. Insomma, cosa c'è di più francese di mangiare un fromage de vache fatto da un contadino francese davanti alla sorgente della Senna? Che poi è una cosa, madonna, è buono. Un petit de pain ci voleva. E quindi la sorgente della Senna per ora sembra essere una statua. Si è sciolto un po'. Però è come quel famoso detto medievale: se non ti lecchi le dita, godi solo a metà. Sì, Delli è in pellegrinaggio, sta pregando in verità. Non penso. Cioè, è proprio. Ma poi va giù che è una bellezza. Ha quel sapore bello forte, è morbido, però ha un sapore che vi resta proprio appiccicato al palato, non il formaggio, il sapore. No, un sapore unico. Bravo, bravo l'amico contadino. Certo, non è come berla direttamente certo, dalla foce, però. La modernità permette questo. Anzi, è congelata. Olè. Ops, mi sono bagnato. E voilà! La sorgente della Senna è una bella statua. Una statua molto curvy. Curvy, sexy. Messa all'interno di questo parchetto. Tranquillo, comunque, tranquillo. Molto tranquillo. E ora si va a Dijon. E poi Bob ti spiego come ci si taglia le vene in carcere, se ti interessa. No, non mi interessa. Ebbene sì, ho deciso di spogliarmi mentre il buon Bob è alla guida. Mi prendo un po' di sole, visto che il mare non lo vedrò manco di striscio. Ah sì, forse sì, però mi sembra una buona occasione per abbronzarmi. Chissà se riuscite a sentire qualcosa. Ma da che va Bob metterà una musichetta tipo Sexy Lady, Sexy Mommy, una cosa del genere, insomma, una canzone. Ti copri che fai schifo! Sono bellissimo, come la natura mi ha fatto. Il re del sesso. Intanto vi faccio vedere che cosa stiamo, dove stiamo passando. Fermi in un luogo tipico francese, il posteggio di un supermercato a pochi chilometri da Dijon. Finalmente proviamo, abbiamo preso un baguetton e proviamo il fromage du Chavre. Guarda che bello. La consistenza è 100 volte più cremosa perché è più una ricotta. Più acido, meno marogno. La Chavre. Quello dà alla ricotta. Comunque sti formaggi, sti fromage, c'est bon il fromage? Bon. Arrivati nell'hotel vicino Dijon, praticamente anche questo è stile molto USA, un motel da film. Sto aspettando Delli, c'è caduta una cosa giù e la deve prendere, colgo l'occasione per sputargli in testa. Lol. Delli! Ehi! Puh! Oh, con le pareti? Senti, prefabbricato. Se questo crolla non ti succede nulla. Non succede nulla. E questa è la stanza. Madonna mia, di nuovo letto matrimoniale. Io non ci voglio dormire nel lettone con Delli. Non abbiamo neanche la finestra, non c'è una finestra. Se no era proprio da omicidio. E quindi ora un secondo ci rinfreschiamo. Ci incipriamo i nasi. Ricarichiamo tutte le cose elettroniche. Perché Delli ha le batterie, ogni tanto vanno ricaricate. Io invece vado a corda. Quindi mentre io gli attacco la presa, lui mi gira. Che ti giro, Bobo? Che ti giro? Tu mi giri tante cose. Gira. Degira.it, sempre a vostra disposizione per avventure pazzesche come questa. No, non proprio come questa, perché sennò non me la fate. Più belle di queste. Cioè, lui non c'è, io non ci sono, quindi sono belle. Ci vediamo dopo direttamente a Dijon. Ciao a tutti. Know you've been a good friend, and momento di impasse perché siamo appena arrivati al centro di Dijon. Caldo della Madonna. Caldo pazzesco, dove abbiamo posteggiato la petta, però il posteggio è a pagamento, non avevamo monetine. Quindi vi ho detto, ma prendiamo una cartolina, 50 centesimi, con la scusa scambiamo. Prendine una a caso, oh, senza neanche vedere poi, ma che cartolina abbiamo preso? Eccola qui. Cioè, facile. Quando uno ha gusto nel scegliere le cose, cioè anche ad occhi chiusi. La faccio rivedere. Per i maschietti e per le femminucce, vabbè, c'è l'uva, qui si fa il vino. Sei pronto?
Comunque sta granita dei puffi qui si abbina alla mostarda di Dijon, eh? Un magico mix. Blu Tropical. Brioche Blu Tropical e mutata. Che cos'è Blu Tropical? Specifica. Oh, fa caldo. Mm-hmm. Primo incontro ravvicinato con la Moutarde. Esattamente, perché Dijon è famoso per la Moutarde. Dijon che monta un che monta il naso. Capito, che cioè, hanno Moutarde di tutti esatto, i tipi. Esatto. Almeno io so vino, basilico, cose. C'è di tutto. Capperi, sì. Polipo, bravo, vino bianco, aspartame, tutte quelle cose. E questo qui è il... Zitto, cane. Questo è... Allora me lo fai apposta. Questo è il negozio di punto vendita di una delle Moutarde di Dijon, che ha la, diciamo, la cantina, potremmo dire così, la fabbrica. La mostardina. La mostarderie. La mostarderie. A un'oretta di macchina da qui. E questo allora... è il punto vendita dove ci dicono si possano assaggiare un poco di mostarde e comprare, ovviamente, punto vendita. Si cioè, compra. Dobbiamo comprare per forza perché noi dobbiamo... Una costruire. Però, limitiamoci a una. Due. Una. Vabbè, poi vediamo. Una. Perché tanto poi pago io. Poi paga esatto, papà, vero? Paga il buon Bob. Ma perché c'è stiamo andando di là? Perché è big money. Ho paura a rimettere queste cose a posto che tipo... Boom, succede sicuro, infatti meglio che mi sto lontano. Sì, via. Ma vorrei provare questa rossa. Questa rossa io l'ho già provata. Ah, no, vero, non va. Geniale. Geniale. Oh cazzo, buona, eh? Mamma che odore pazzesco. C'è dei grani enormi. Ma fa paura. Guarda. Questa è pazzesca. Cioè altissimi livelli, eh. Bob, che bel cartellone. Che cos'è questa cosa che si vede tutta luminosa? Vedi, questa qui è il futuro dell'artigianato. La vending machine si chiama. Io vado, eh. Vada. Attenzione, guardate la tecnologia, eh. Boom. Boom. Ta-dan. Comunque mostarda, ma non è una cosa bella vedere magnaia. Del limello per una volta spegniamo le telecamere. E a telecamere spente ci non sapete vogliamo. Cosa succederà. Esatto. Abbiamo beccato una giornata che dire calda è riduttiva. Io sto bevendo il mio caffè, ve lo faccio vedere. Che come al solito dimostra che il bidet in Francia c'è a solamente un'altra forma. Ma è uno come se lo deve bere? Sucando solo da qui di... E Deli Mello sapeva sta bevendo, fai vedere Deli. Una finta limonata. Cioè è limonata, però è trasparente. Cioè guardate io verso l'acqua. Cioè, forse sembra più limonata la mia. Sì, è chimica. E stiamo cercando prima di tutto di ripararci dal caldo che ci sono più di 35 gradi. Record storico in Dijon da quanti anni? Da sempre. E dopo la mostarda vediamo dove mangiamo. Che esatto. Dici? Ci vuole il ristorantino della vita. Io mi affido alle puntadite di Deli Mello esatto, che sta tappeggiando sul suo telefono. Telefono che non toccherei mai. Ma questo è un consiglio spassionato. Il caldo e la mostarda non sono una bella coppia a quanto pare. Ma fortunatamente anche questo giorno di viaggio sta per finire. Ah, adoro quando questi due mangiano. Almeno stanno rinchiusi e non possono andare in giro ad affossare la già deludente immagine degli italiani nel mondo. Arriva il momento più bello dei nostri viaggi, sì. Il momento in cui si mangia. Però abbiamo appena scoperto sì. Che è un'usanza francese portarti dell'insalata con una salsa sopra. Io pensavo fosse per la cosa che abbiamo ordinato, la carne che abbiamo ordinato, invece no, devi mangiarla così. Per aprirti lo stomaco praticamente, per farti cioè, la bocca. È per, magari forse per ricordare da dove viene il piatto che mangerai dopo, no? Perché questo è il cibo del mio cibo, no? Il nemico del mio amico, eh? Vabbè, non sforzarti. Siamo in una zona di mega periferia. Uscendo da Dijon, se non avevamo la Becalessino non lo potevamo fare. No, e anche questa mostarda, che io non ho ben capito di cosa sia, ma c'è scritto Mood Raisin, penso sia qualcosa con l'uvetta. Boh, ma che problema raisin. C'è, lo assaggiamo subito, mettiamo un pochino sul pane. Di cosa sa? Di mostarda di Dijon, cioè quella che sì, quella... monta al naso, forte. Ma addolcita, non so se è da un frutto. E te l'ho detto, mi sa uvetta, raisin e uvetta in inglese. Numero uno. Vabbè, aspettiamo il piatto forte. Ah, merci. Ci hanno portato qui un assaggio di salsiccia. Vediamo quanto va. Madonna quanto è dura. È un burro congelato, è durissimo. Tocchetto di burro e sei in pole position. Prendiamo un caffè di pari ricordo però. Buona, la volevo più grande però. Sì. Ormai c'è questa moda di fare i piatti piccoli. Sì, ormai sono tutti.
Però almeno ci hanno portato le salse, il tipo si è fatto perdonare. Bravo ragazzi, bravo garzone. Beh, continuiamo a mangiare, buono, ci vediamo. La carne con le varie salse. Ci vediamo per il camembert. Guarda, fino a qua. Camembert. Quell'odore da spogliatoio di palestra anni 70. Non so, lo so, però. Camembert della Normandia. Allora, i formaggi. Anche la mosca, c'è proprio. Stereotipo. I formaggi francesi. Attorno a Delli comunque la mosca vorrei fare proprio. Ovvio. I formaggi francesi sono tendenzialmente tutti buoni ma basati solo sul morbido, sul. L'odore del camembert molti di voi lo conosceranno, spero. Anzi, spero di no, però. È un formaggio che l'odore non corrisponde al sapore. Il camembert però è il formaggio simbolo della Francia. Quindi il camembert. Entrecotte, il francese di così. Siamo francesissimi. Lui, io no. Se mangi col mignolino alzato, boh. Cosa? Mangi col mignolino alzato. Quale dei tre? Comunque, abbiamo mangiato, siamo sperduti in mezzo alla periferia più malfamata. E questo perché Dijon. Faccia vedere chi ce l'ha permesso. E abbiamo mangiato qui perché in centro sono trappole per turisti, l'abbiamo detto. Grazie a lei. Sapete che cosa abbiamo fatto? Abbiamo girato per il centro e guardavamo i menù. Guardavamo il menù, qualcuno ispirava, guardavamo i piatti. Cioè roba riscaldata al microonde. Allora ho detto vabbè. Poi cerchiamo. La cosa è brutta, ragazzi. L'Italia vince da questo punto di vista. Tutti i ristoranti. Allora, ieri era domenica, Troyes chiusi perché è domenica. Esatto. Oggi perché è lunedì, quindi lunedì i ristoranti inutili stanno e mangiano a casa, no? Esatto. Il francese tipo, il francese medio. Il francese non deve lavorare. Ora dobbiamo capire se è questione di luglio. Col bene che ti voglio. Con luglio, col bene che ti voglio. Può essere che luglio non è esattamente il periodo per trovare le folle in giro, ecco. Però quando c'è l'Ape Calessino. Grazie all'Ape Calessino, noi siamo arrivati in periferia, che sembra la zona più malfamata del mondo, probabilmente lo è. Però ci stanno tutti. Però in verità là dentro tutti quanti francesi, tutte famiglie francesi. La corte della griglia. La corte pail. Che io pensavo volessi dire palle corte, ma invece vuol dire la corte della griglia. Credo pail voglia dire griglia perché c'è un golpo di Sanji che si chiama pail. Vabbè, chiudiamo qui questa sera. Ora andiamo. E domani dove si va? Domani si va a Lione. A Lione, dai, Lione è una grande città. A Lione ci sarà sicuramente il bordello, dai. E ci mangiamo le scargole, ciammaric, come si dice. Le lumache, ci succhiamo le lumache. Col burro. Dell'imello succherà la lumaca. Succo, a me piace succare. C'è questo video veramente, c'è da censura. Non c'è censura. Riprendiamo la nostra grande Apetta Calessino. Di Degira.it. Belle cose tutte. Un altro giorno di viaggio, per fortuna, è finito. Tra noia e mostarda. Nel prossimo episodio, l'Ape Calessino porterà Bob e Dallimello a Lione. Ma fortunatamente per oggi abbiamo concluso. Sono Pietro Ubaldi, la voce della vostra infanzia. E purtroppo mi tocca raccontarvi questa storia che vi assicuro non porterà da nessuna parte. Ci vediamo nel prossimo episodio del Tour de France.